Buongiorno e bentornati in un nuovo video. Oggi siamo in Val di Scalve, su un percorso che abbiamo fatto anche l'anno scorso, che ho già mostrato, che è bellissimo. È il video del Veneroccolo. Tutto ciò in compagnia del buon signor Barce, che stavate aspettando, immagino. E con noi oggi c'è anche il signor Bulandi. Eccoli qua in arrivo. Il signor Bulandi, un professionista. E il Barcella, vabbè, lo conoscete. Si parte. Questo sentiero è sempre il top. Ci piace davvero un sacco. In salita poi, provando la bici di Barce, perché la Wild è leggermente più potente rispetto a questa. E quindi abbiamo fatto uno scambio equo. E questo è il mio sentiero preferito per la salita. Questo è il Tagliaferri, che è praticamente parallelo a questo, ma nella vallata alla mia sinistra. Allora Barce, cosa hai da dire ai follower che ti stavano aspettando? Scusate l'assenza, ma a causa di forza maggiore sono stato lontano dai sentieri e dalle due ruote. Ma sono tornato. Tocca stare dietro a sto bambinone qua, per i suoi giocattoli. C'è Michele che è carichissimo oggi, sì. Adesso ci mangia su questo sentiero. Un anno di assenza hai fatto? Sempre bello fermarsi e dronare un po'. Queste rocce le amo con tutto il mio cuore. Che giornata, ragazzi! Bello, eh? Quel traverso là, vai su a quel pianoro là sopra. No, là. Per andare al gatto. Sì, poi giri là, c'è un passo dopo da fare. Siamo quasi arrivati al passo del Veneroccolo e poi proseguiremo, anziché scendere dritti come abbiamo fatto l'anno scorso, oppure andare verso il sentiero che porta al Tagliaferri, andremo a destra verso il passo del gatto, che ci condurrà poi verso il passo del Vivione, anche se noi poi terremo la destra e scenderemo verso Schilpario, quindi non ci arriviamo al passo del Vivione. Giornata di sole e vi lascio qualche immagine del passo del Veneroccolo che ho fatto l'anno scorso, che secondo me è molto bello, sono belle anche le immagini, per poi riprendere dopo dal percorso.
Eccolo lì, passo il gatto, poi passo il bidione. 2:30, sti cazzi. Che mondo da scoprire, cavoli. Ah, c'è tutto così, siamo a cavallo. Come si pedala bene sto sentiero. Probabilmente ci passavano con dei carretti o dei muli anni fa. Wow. Che vallata! Eccolo qua il passettino. Sembra un malatrae, vero, quel passetto qua? Che passi in mezzo così. È fantastico, bello. Arrivati al passo del gatto. Davvero bello il sentiero che porta dal Veneroccola qua, tutto pedalabile, sarà bellissima la discesa e altrettanto bello tutto il percorso che andremo a fare dopo. Quindi si prosegue. Eccoci in montagna, yeah! Giù dalle discese più belle di questa vallata, che è la Val di Scalve. Bello, eh? Il signor Barce ha terminato la batteria perché ieri sera ha detto: ah, domani andiamo in bici, ma non la carico io, tanto cazzo me ne frega. Pam.
Parapapa. Sì signor, questo è un signor sentiero, ricordatevelo perché è da fare questo giro, insieme a tutti gli altri che sto facendo ultimamente, che sono davvero molto belli, non per merito mio ma per merito della natura chiaramente, io faccio solo alcune riprese. Siamo arrivati a questo laghetto che non mi ricordo più, metterò il nome qua sotto, e anziché proseguire per andare verso il Vivione, come ho detto prima, saliamo e andiamo col passo lì sopra. Così facendo evitiamo poi di rifare la salita dopo, che ci porta alla discesa che dobbiamo fare. Quindi andiamo a vedere com'è qua. Bisogna spallarla per almeno 200 metri, 150 metri, così occhio e croce. E quindi si fa. Sei stanco? È bello ripido, eh. Bene, fatto anche l'ultimo passettino. Il penultimo in verità, perché adesso dovremmo andare a farne un altro morbido prima di fare la bella discesa che ci aspetta. Bello anche sto tratto dopo quel lago, si scende di qui e si arriva a metà sentiero, che è quello, quella metà. Oppala, bello questo saltino qua, mi ha gasato. Stavo dicendo che si arriva al sentiero che porta dal Vivione a questo passo, quindi volendo si può fare anche salire dal Vivione e arrivare qua, che è quello che dovevamo fare noi prima. Posto magnifico, eh? Il barce senza batteria starà tribulando un pochino, ma lo spassiamo. È un po', sì, di sicuro. Anche se è più leggerino e pedalabile, però comunque un po' di fatica la si fa. Caro il mio Michele. Bella. Manca poco, dai. Non sarei mica stanco. Assolutamente no. Scapatino qua. Quel pezzo qua è un po' brutto, sì. Opla! Bello! I ragazzoni sono un po' stanchi,
Allora, il bar c'è da 2 mesi che non fa più un cavolo, mentre Michele è da 1 anno che non va in bici, quindi posso capire. Bello, adesso si entra nel bosco, diventa tutto pieno di rocce e radici. Bello il boschello. Cioè, da cima a fondo questo è uno spacca sassi, spacca bici. Stiamo arrivando a Schilpario, manca davvero poco, c'è un'aria calda che sembra essere a luglio proprio. Da un lato fighissimo perché è il top, dall'altro male per il nostro povero ambiente. E voilà, eccoci arrivati al paese di Schilpario. Bravo Chris. Bravo, bravo. Amico. Bravo, bravo. Congratulazioni. Bravo. Bel giro, Grazie. Bello. Grazie. Bene, anche per oggi il giro è concluso. Spero che vi sia piaciuto. Vi faccio salutare i due ragazzi che stanno allacciando le bici sul pick-up. Dai, Barce, Dio, fai un bel saluto. Alla prossima avventura! Alla prossima!